La stai congelando. Geniale. Il ponte è riapparso. Cerchiamo di salire. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Show Show. Siamo tornati con God of War. Abbiamo appena liberato un ponte che ci permetterà di tornare al Tempio della Luce di Alfheim. Vi ricordo tutto questo perché abbiamo appena sconfitto anche un antico, sì, un bottino di guerra. E voi non sapete quanto io sono carico a leggere tutti i vostri commenti, tutto il supporto che state lasciando a questa serie. Veramente ragazzi, grazie a tutti. Ma adesso noi abbiamo una missione, quella di rivendicare la luce. Ci permetterà... Questo potrebbe riportarci in cima. Sì, e ci sono anche dei nemici qua intorno, vabbè, li andiamo su. Avete visto come nella scorsa puntata questi elfi oscuri, che sembrano degli insetti, insettoidi, hanno bloccato insomma la via al tempio. Adesso credo che l'abbiamo sbloccata distruggendo quell'organo schifoso, l'abbiamo congelato. Guarda, la porta blu, ci siamo. Ci siamo ragazzi, vedete? Eh sì, l'abbiamo proprio rimesso a nuovo questo ponte. Dicevo ragazzi, quindi dobbiamo non andare a riprenderci. Non mai a camminare sulla luce solida. Sì, spero che poi ragazzi, rivendicando la luce, potremo anche... Non c'è apertura. Cosa? C'è un problema. Ok, troviamo un modo per entrare nel tempio. Non c'è... Ancora quel nano. Sindri? Ma perché questi stanno sempre dietro a noi? Di qua. Allora, possiamo passare da sotto, ma io credo ragazzi che voglio... Ehi Sindri, daresti un'occhiata a questo? Non ho molto altro da fare in questo momento. Benissimo. Caspita! Avete ucciso un antico? Sì. È stato difficile? No. Sì. Questo è tutto ciò che potete darmi? Sì. Bene, le risposte di Kratos. Allora ragazzi, gli abbiamo lasciato qualcosa dell'antico. Ah, spallacci degli antichi, vedete? Possiamo costruirci un'armatura con gli oggetti. Ah, mi potenzio un po'. Ok ragazzi, sono pronto. Mi sono potenziato, vedete che ho insomma una nuova armatura. Come al solito salto questi pezzi, però adesso andiamo avanti perché la luce è necessaria per noi per andare sulla montagna. Ci siamo. E ci siamo sì. Cannaturia. Lo sapevo. Cannaturia. Quello raga, secondo me è il re. Non ho ancora letto insomma le vostre teorie perché sono attaccati. Come al solito ragazzi, facendo la serie così tanto in anticipo. Quasi. Vi sto aspettando però nelle prime puntate, ecco, quindi diciamo che quando sto registrando questo video ancora non vedrete quello precedente, quindi è sempre un po' difficile. Però dovete lasciare tanti mi piace perché vi ho aspettato. E questa è una cosa che, cioè, okay, dovreste apprezzare, considerando che io ho God of War da 2 settimane prima dell'uscita, quindi praticamente da quando sono tornato dalla Norvegia. Quindi insomma avrei potuto finirlo e insomma, per evitare i peggio spoiler che sicuramente arriveranno, ma insomma ragazzi, io preferisco farlo insieme a voi, come vi ho detto. E ho letto diverse teorie, insomma vi dicevo nelle scorse puntate, e una mi trovo d'accordo, e forse ve ne avevo già parlato, però insomma visto che stiamo combattendo con questi che mi sembrano addirittura più forti degli elfi normali, e credo che anche il potenziamento della nostra ascia sì, anche lo possiamo vedere proprio dagli attacchi, non di questo tipo, nel senso, se concateniamo un po' di attacchi, vedete che si illumina, cioè c'ha un potere congelante maggiore. E io ti attacco al muro, maledetto. Poi in realtà vabbè, insomma, se facciamo alcune cose, raga, purtroppo ho bevuto il caffè. Se facciamo determinate cose quando combattiamo, possiamo sbloccare dei punti esperienza in più, cioè se più degli obiettivi, però vabbè, è un po' secondario. Dicevo ragazzi, mi trovo d'accordo, non ti preoccupare Atreus, il fatto che mi avete scritto in diversi dell'educazione spartana, perché voi avete detto, Mike, ma cioè se ci pensi, Kratos è spartano e gli spartani non è che stavano molto dietro insomma ai figli, no? Se infatti... Se pensiamo che effettivamente, insomma, nella vecchia Sparta, se un bambino nasceva insomma, con delle malformazioni o meno malato, veniva scartato, no? Veniva ucciso. Quindi, insomma, ragazzi, immaginate che se Kratos viene da quella cultura, tanto ho fatto una strage. Sì, più efficiente, ragazzo.
appunto, se viene da quella cultura, tutto questo è oro. Cioè, come tratta Atreus è oro. Non sono praticamente d'accordo. Qui dobbiamo fare una tripletta. Andiamo bene. No, sbagliato. Forse lì devo andare un po' più sotto, sì. Tutte robe secondarie, ragazzi, che vale la pena però fare. Per cercare di sbloccare nuove cose che poi avete visto barattiamo il cambio di armature oppure potenziamenti. Soprattutto potenziamenti in realtà. Perché le armature si creano, poi per potenziarle ci vogliono il dinero, l'argento. Io, vedete che vado in giro, distruggo vasi proprio per questo. Comunque dai ragazzi, andiamo. Negli ultimi puntate, nonostante magari arrivati in questo mondo, è forse un po' gli incubi li odio. Un po' confusionario, no? Perché ci siamo tuffati in una guerra che non è la nostra. Dai, voglio farla in fretta sta cosa. Quella degli elfi oscuri, gli elfi chiari, che non ci sono più a quanto pare, perché hanno perso la guerra in maniera prepotente. E io no! Io ho buttato via la mia furia. Quindi è normale, ragazzi, magari non essere sul pezzo in un mondo che non è il nostro. Noi veniamo da Midgard, qui siamo ad Alfheim, quindi ci sta. Però l'obiettivo è chiaro, è quello di andare sulla montagna. Wow, davvero impressionante. Grazie, fregate. Allora, ci abbiamo nuovi consigli come al solito. Quelli là, ragazzi, sono per uccidere più in fretta i nemici. Non si è mossa sta cosa. Ci avrà sicuramente... Ma io comunque, bene o male, ragazzi, quando non registro faccio molto backtracking. Vuoi leggerla? Quindi... Dall'oscurità proteggi la luce. Non ci sono riusciti tanto bene, vero? Direi proprio di no, ragazzi, visto che hanno perso la guerra. Comunque, dicevo, faccio molto backtracking, quindi vado a recuperare magari dei tesori o robe che lascio qui, quindi... Insomma, ragazzi, se vedete che magari alcune cose non le prendo, sicuramente le prenderò dopo. Vabbè, comunque, noi andiamo avanti. Cerchiamo di capire come arrivare a questa luce e soprattutto, una volta che l'avremo in mano, che succederà? Intanto, 17 d'argento, buttali via. E questa è la mia idea. Soprattutto perché la strega, quando se n'è andata, ha detto stai attento alla luce. Perché dovremmo stare attenti alla luce se la dobbiamo andare a prendere? Questo è tutto molto strano, non vi pare? Ho la sensazione di stare lì. Laggiù, la luce. L'hanno coperto con quella roba. Ma perché? Eccolo, guardate, è un elfo chiaro. Guarda, un elfo chiaro. Cosa sta facendo? Oh no! Perché lo uccido? Non ha fatto niente di male. Non giudicare. Stai assistendo alla fine della guerra. Non sai cosa abbia condotto a questo. Ma non si è nemmeno difeso. È stata la sua scelta. A noi la nostra. Piuttosto cinico, direi, Kratos. Però io, ragazzi, non so voi che visione avete nella vita. Poi, soprattutto se siete più giovani, vi esorto a non essere cinici nella vita. Perché comunque, insomma, ci sono tante cose belle, no? Io purtroppo, però, c'ho una visione piuttosto cinica della vita. Quindi capisco il voler ridurre tutto a quello che ha detto Kratos, ovvero quello perché lo uccidono. Se non si è difeso, allora è giusto che muore, no? Cioè, è vero, però non è così. Cioè, magari, che cosa ne sappiamo noi? Rimane sempre quello. Che ne sappiamo che cosa stanno vivendo loro? Però, la cosa più semplice da notare, che però, insomma, è molto strana per me, è la forma così diversa tra gli elfi chiari e gli elfi scuri. Cioè, uno direbbe, cioè, chiaro, magari... No, invece questi sono tipo insetti, quelli altri... Non so, sembrano tipo una specie intelligente, gli elfi chiari. Questa è una libellula, chiaramente. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Peccato non potervi dare momenti didattici maggiori rispetto a queste razze, perché come vi ho già spiegato nella scorsa puntata, non so che dire. Avrei da... La luce è vicina, sì. Cerca il modo di entrare. Dobbiamo distruggere intanto questi qui per liberarli dallo schifo. Ci avrei diversi momenti e cose da dire su God of War, il dio della guerra. Ha funzionato, altri ponti di luce. Seguimi.
Sì, però noi non abbiamo una direzione, così ci allontaniamo sicuramente. Dicevo, ragazzi, sul God of War, no? Che è il titolo di questo gioco. Allora, nella prima trilogia c'aveva un senso, e non è uno spoiler, perché, ragazzi, se non avete giocato gli altri, io vi invito comunque a farlo perché sono troppo divertenti. Però... incubi! Altri incubi? Però c'aveva un senso perché Kratos, appunto, combatte contro Ares, che è il dio della guerra, no? O, nella nostra mitologia, quella degli antichi romani, Marte, no? Ares era Marte. Che poi in realtà, ragazzi, possiamo stare qui a disquisire se gli dei della mitologia norrena quanto prendono spunto dai greci e quanto prendono spunto anche dal mondo cristiano, eh? C'è anche questo. Tanto io faccio sfracelli con la mia ascia, ho diverse mosse con il lancio d'ascia che appena potrò farvi vedere, ve li farò vedere. Però non è questo il momento. Quindi dicevo, God of War, ok. Lì c'ha un senso e tu effettivamente diventi il dio della guerra. Poi dopo diventa vendetta. Lo sviluppatore ci ha detto che questo è un nuovo inizio. E quindi non si chiama God of War 4 questo gioco. Si chiama sempre God of War, però è un nuovo inizio. Chi è il dio della guerra della mitologia norrena? Potenzialmente non c'è proprio quello della guerra. C'è un dio della guerra, ma legato alla giustizia, a, insomma, a tutti questi tipi di valori, no? Che è il dio Tyr. Non ho fatto molto prima. No, non ti preoccupare, facciamo tutto. Liberiamoci la strada. Che poi chi è Tyr? Il tempio di Tyr è dove noi facciamo i salti nei vari mondi, no? Vi sta suonando qualcosa? Stai ricreando i sentieri. Sentieri, se lo vedeva sempre mia nonna su Rete4. Vabbè. Allora, no, avete capito? Cioè, il tempio dove noi scambiamo dal Midgard, siamo venuti per esempio qui al Faim, no? Quella è la statua del dio Tyr, che è uno degli dei più amati nella mitologia. Che vuol dire Tyr? Vuol dire dio. Tant'è vero che proprio nella mitologia norrena, quella più antica, sembra che il vero capo degli dei, diciamo, potesse essere lo stesso Tyr e non Odino, perché noi sappiamo che il vate degli dei è Odino nella mitologia questa qui. E se fosse Tyr, cioè, queste sono delle interpretazioni. Comunque dobbiamo entrare. Aspetta, devo fare un po' di manovre qua. Easy peasy. Come gliel'ha detto? Entrava. Non credo che dovremmo essere qui. Taci. Oddio, ragazzi, mi ricorda tantissimo la fase finale. Hai sentito? Sì. Sta allerta, è vicino a me. Siamo tipo in un alveare. Ehi, ma... quando raggiungeremo la luce, come faremo a infonderla al Bifrost? La strega ha detto di entrare. Quando? Quando è scomparsa da questo regno. Oh, e non l'ho sentita. Pensavi più alla sua incolumità che al nostro scopo. Padre! Tranquillo, l'ho bloccato. Usa il pugnale. Cavolo. Grazie, Atreus, veramente. Ci è mancato poco. Non allontanarti da me. Non devi dirlo. Beh, però, vedete, già ha fatto passi in avanti da quando ha ucciso il suo primo uomo, insomma, ha capito che... è appiccicoso. Come camminare su un pavimento di biscotti. Sì, e poi era... Inanuna! Un altro! Sta indietro! La luce! Zitto. Sì, siamo vicini alla meta, ma dobbiamo essere cauti, hai capito? Sì. Ragazzi, questa è la luce di Alfheim, ma soprattutto questo è un posto dove brulica. Vedete, sono degli insetti. Ci mannaggia, ragazzi. Non ci sta niente, mi lì, va più schifo. Quando cadrà, sii pronto. Dobbiamo agire in fretta. Ok.
Capirai, ma gli faccio crollare addosso il coso. Gli faccio crollare addosso tutto l'alveare. Mamma mia. Salta ora! Ok! Attento! Arrivano! Stammi dietro e copri il fianco! D'accordo! Scenda! Via! Ah, queste sono proprio le guardie, vedete? Sono anche loro ornate di oro! Vieni qua! Ci sono tanti! Bello Kratos, quanto sei forte! Proprio troppo figo Kratos, ragazzi. Qua potrei pure esplodere la mia rabbia. Continua a tirare! Io sgombro la strada! Sembra che sia stato proprio intervallo tra i tiri! Ci sono molti bersagli, non ne avrei. Una strada stretta annulla la superiorità numerica, concentrati! Lo sappiamo bene, Spartano! Mamma mia, quella è la mia tecnica Termopili! Forza ragazzi, guardate che tripudio di sangue! Mamma mia! Che figata però! Salgo tantissimo intanto. Vai! Ragazzo! Fatto male? Sto bene. Wow, è bellissimo. La luce fa riapparire il tempio. È la fonte di tutto quanto. Senti, sta cantando. Sento la sua voce! Te l'avevo detto che era lei! Pensi che sia lì dentro? Ah! Ah! Oh, quanto fa male! Sembrava che la mano andasse a fuoco! Resta qui. Ma io... Resta... qui. Usala solo se necessario. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Forte. Succede. Fei. Fei. Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui solo. Atreus. Solo con lui. Che stiamo vivendo, ragazzi? Qui è dove il gioco è iniziato. Vicino casa nostra. Lui se ne va sempre. Non è mai qui. Non mi vuole e non mi vorrà mai. E questa potrebbe essere la voce di Fei, nostra moglie. Allora c'ha ragione Atreus che la richiamava. Stiamo andando a casa nostra. Guardate ragazzi, vedete, questa qui era la strada che abbiamo fatto a inizio gioco. Cioè, aspetta però, aspetta. La strega ci ha detto stai attento alla luce. No, c'ho paura. Vedete? Qui c'è ancora il corpo. Oddio. Io non lo conosco e lui non mi conosce. Non sembra interessato.
Io sono forte, sono intelligente, non sono come pensa lui. Io lo so. Fermi tutti, ragazzi. Quella era una nave. Questa lui non sia... mi parla. Lui non mi insegna Torre. Niente. Doveva morire lui. Mi senti? Lui, non te. Questi sono i pensieri di Atreus, che probabilmente avrà rivolto alla madre. Quella era la statua di Thor. Non sto capendo. Cioè, adesso abbiamo capito più che altro i pensieri di Atreus. Non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrebbe. Eh già. Vabbè, d'altronde, ragazzi, questo è il richiamo d'affetto di un bambino, no? Che vuole semplicemente l'attenzione da parte del padre. Purtroppo, ragazzi, è una cosa che manca spesso a molte persone, a molti ragazzi. Cioè, io lo capisco, sinceramente. Se ci proverà, io ci proverò. Ma se non lo farà, ti prego, torna. Lo so che ci sei. Eccolo. Dobbiamo capire in che momenti Atreus ha pensato tutte queste cose. Ritorna? Non credo che sia possibile. Stiamo vivendo un mondo onirico. Sarà un sogno oppure la realtà della luce che ci sta facendo? Qua, ragazzi, c'è del copyright, ve lo dico subito. Aspetta! Torna da noi! No! No! Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo, sono stato via pochi... Oh, cavolo! Momenti... No! Sei stato via per tanto... tanto tempo! Io non sapevo cosa fare! Mi hai lasciato solo! Di nuovo! Di me non ti importa! Io... Ma è impossibile. Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Momento. Che è successo qua? Guarda, ecco l'uscita. Ma non c'è luce per creare un ponte. Siamo in trappola. E la corda della strega è inutile. Ragazzo, l'arco. Guarda, ecco l'uscita. Detto volevi così? Ma non c'è luce per creare un ponte. Volevi. Siamo in trappola. Frecce di luce, hai ottenuto le frecce di luce. Tira le cristalli di luce per infonderli con la luce di Alfheim. Ok, quello che in pratica ci ha fatto vedere la strega l'altra volta. Bene così. Scocca la freccia sulla roccia. Funziona. Ora possiamo tornare indietro. Vieni. Ok, ragazzi, aspettate un attimo. Momento. Cioè, noi siamo entrati lì dentro, ma in realtà siamo stati in quel limbo, in quel mondo onirico dove sentivamo la voce di Atreus, i suoi pensieri. C'è un cristallo di luce laggiù, lì a terra. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto. Sì, ma quanto tempo ci siamo stati? E questo è il vero fatto, perché di fuori Atreus ha fatto una marea di uccisioni. Avete visto quanti... meno male gli abbiamo dato l'ascia, perché sennò non so... Sennò l'ascia perde, come finiva. Le battute di... Ma... No, vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi. Pure Kratos ha detto, ma come, sono stato fuori per pochi secondi? Cioè, per poco tempo. Quello che abbiamo percepito noi. Ah, possiamo anche metterlo qui e creare un ponte di là. Porca miseria, ragazzi, sta cosa è ciotta, roba grossa, La cosa che in realtà mi triggera è il fatto... Anzi, ce ne sono due. La prima è che comunque Atreus ha tossito. Avete sentito? Fa... mi ha lasciato da solo, ha tossito. Non vorrei che magari quella malattia, se lui va sotto sforzo, riviene fuori. Non lo so, vabbè, questa è una cavolata. No, quella è la malattia che c'ho io. Però vabbè, è un'altra cosa. L'altro fatto è questo, perché
Avete visto come Atreus ci ha detto: mi ha lasciato solo di nuovo. E noi comunque in quel mondo abbiamo sentito, insomma, i pensieri di Atreus e del fatto che comunque soffre del... ha sofferto ormai, perché quello è come se lui si rivolgesse a nostra madre, a sua madre, insomma, dicendo: lui mi lascia solo, non è interessato a conoscermi, non mi conosce, no, io non conosco lui. E praticamente sono i pensieri di un bambino che viene lasciato solo. E il bello è che tutto quello che è successo, effettivamente noi di nuovo l'abbiamo lasciato solo. Quindi, insomma, è un po' un parallelismo. Non so se la vedete. Non so, succede proprio nel momento in cui sentiamo che lui viene... capiamo che Kratos lasciava solo sto bambino, non gli era molto vicino. E guarda caso, pure se inconsapevolmente, l'ha lasciato solo di nuovo. Insomma, ragazzi, boh, bisogna capire chi era la luce. Poi la cosa brutta è che eravamo arrivati vicini a nostra moglie, perché avete visto. Ehi, illuminerò il cristallo se mi trovi l'angolo di tiro. Cerchiamo di ritornare su. Sì, appena fa appunto Faye, boom, viene svegliato. Chissà, ragazzi, se fossimo andati incontro a Faye, magari saremmo morti? Può essere sta cosa? Insomma, vabbè, ci sta tanto da sapere, tanto da dire. Io voglio sapere la vostra sotto nei commenti. Per adesso andiamo avanti, che sto perdendo troppo tempo con queste teorie. Dove lo porti quello? Boh, io lo metto qua, intanto. Forse illuminandolo possiamo attingere alla saggezza di qualcosa. No, allora qua. Ragazzo, guarda qui. Ah, non gli ha detto ragazzo. Ragazzo, guarda qua, dimmi, non so leggere. Raccontami che c'è sta scritto. Aspetta, poi ti racconto una cosa. Appunti. Vabbè, ragazzi, li leggeremo insieme. Che dice? Dalla luce nasciamo e alla luce facciamo ritorno. Ah, eccola! Avete letto? Vabbè, mettete pausa, ragazzi, se non guarda, avete letto. La porta blu, che non è una porta. È una vasca. Ma come faccio a raggiungerla? I suppose che forse dobbiamo spostare un cristallo. Però prima dobbiamo distruggere queste cose. Vabbè, insomma, che c'è scritto? Almeno questo è il pensiero di Atreus, eh. Non era scritto sul documento. Dice che sembra che la luce sia figa, perché là nasciamo dalla luce, moriamo nella luce, ci trasforma e tutto, ma forse ti fa impazzire. E questo spiegherebbe quello che stavamo vivendo in quel mondo. Sarebbe una figata se fosse così. Vedete, ragazzi, cose che in realtà sono speculazioni, perché non è detto che sia così. Però ci avrebbe un senso. Ci avrebbe un senso quello che ha vissuto Kratos. Dobbiamo abbatterlo a fare una tripletta su quei cosi, forse dall'alto. Credo però che, ragazzi, sì, vedete, devo abbatterlo per liberare quello schifo. Ancora no, ragazzi, non ci facciamo niente. Dai, usciamo da qui, ho fatto tutto il fattibile. Non c'era niente di difficile, bastava mettere... Stanno andando via. Bene, l'elfo con le corna è tornato. Che cosa vuole adesso? Non lo so, ragazzi. Sta tipo sclerando. Odio del fatto quel tizio. Sì, lui che... tornerà. Sicuro. Vabbè, andiamocene via, ragazzi. Dobbiamo per forza scendere di nuovo. Vedi forse un altro modo? No. Allora, dai, rispondigli bene. Comunque, ragazzi, abbiamo la luce di Alfheim. Sembra che abbiamo scacciato gli elfi oscuri. Prima vi stavo raccontando del fatto che Kratos non conosce la lingua, no? E quindi Atreus gli potrebbe dire qualsiasi cosa. E allora mi ricordo che quando feci lo scambio culturale con la scuola, che praticamente per una settimana, la prima volta, degli olandesi vennero da noi, quindi io ospitai
Che poi non era manco olandese il mio era croato, d'origini croate, quindi parlavamo, vabbè, lascia stare, troppo divertente. E poi io sono andato una settimana lì, però mi ricordo che quando loro stavano qui, gli facevamo dire le peggio cose in italiano, tanto loro non capivano non un cavolo. Non c'è modo di salire, lo sai? Lo so. Lo so. Quindi vabbè, insomma, questo per raccontarvi prima che ho detto, dimmi che c'è sta scritto, Kratos, Atreus gli potrebbe raccontare le peggio fandonie a Kratos, c'è sta scritto scemo chi legge, le peggio risate stupide ci facevamo, però vabbè. Bene, non ci vedo quasi più. C'è luce, accontentati. Ah, beh, giustamente si sta chiudendo perché abbiamo liberato il tutto. Ehi! Una cazzarola di rediviva, che è questa? Una rediviva oscura. Causano uno stato però le frecce queste qua di luce, vedete? Questo viola. Non so se tipo le stunna. Stunnare. Vabbè ragazzi, dai, facciamo il nostro lavoro di pulizia qui. Oh, bella così, mi sei piaciuto. Però ragazzi, al buio così non si vede niente. Io spero di uscirne il più presto possibile. Allora, per il momento la rediviva, cioè questo tipo di nemico, insieme agli elfi, sono quelli che mi hanno messo più in difficoltà. Il gioco non è facilissimo. Come faremo ad attraversare senza un cristallo? Cerchiamone uno. Sì, dobbiamo posizionare un cristallo lì. Andiamo un po' alla ricerca, creandoci magari dei... accendimi la luce, Atreus. Ok, grazie. Dicevo, non è facilissimo, eh. Non è difficile, almeno a livello normale non è difficile, però neanche facilissimo. Ai, e questi? Che ci fa? Li avranno catturati, secondo me, ragazzi. Che fanno? Il Drawler. E poi questi qui sarebbero dei morti, la cui anima non è, credo che non sia stata... Insomma, sia stata rimandata indietro, no? Come gli Hellwalker di cui parlavamo. Forse immaginiamocelo, avranno fatto una morte magari tipo assassinati e quindi la loro anima non è entrata nello Hell e quindi sono rinati, boh, non lo so. Vi ho già spiegato la questione delle anime, che solamente quelle che per esempio morivano in battaglia o comunque facevano una morte che secondo loro era, si confaceva alla volontà di Odino, potevano insomma entrare nel Valhalla, che è il paradiso nordico, no? Tutte le altre andavano nello Hell. Quindi praticamente, se voi morivate tranquilli nel vostro letto di vecchiaia, non vorrei che restassi indietro quando ci attaccheranno. Stai allerta e zitto. Mi fa ridere, raga, scusate. Dobbiamo portarlo lì dentro. Dove stai? Dai, non ci rimane male. Io capisco che lui è un maledetto che gli risponde così tanto male. Però potrei portarlo pure lontano. Ecco, vedi perché ce l'ha detto. Io lo posiziono, ragazzi, e poi vado a menare le mani. Forza, ragazzi! Ho ripulito tutto, ho preso tutto quello che c'era di secondario da prendere e penso che questa sarà una puntata XXL, quindi vi chiedo scusa per due cose. Colgo l'occasione. La prima è... ovviamente, ragazzi, la questione dei tagli, io basta, non ci voglio più tornare su sta questione perché... Questa è una serie un po' diversa, molto lineare, quindi è chiaro che se io mi allontano dalle linee guida, tra virgolette... Quindi mi vado a prendere appunto ciò che può essere secondario, cioè come per esempio risolvere quell'indovinelli o quelli, come si chiamano? Tipo adesso, quello che sto facendo adesso, andare a vedere qua sotto che ci sta e robe varie, lo faccio perché così ragazzi sono più potente e tutto il resto, però al fine della storia non serve. Lo ribadisco per l'ultima volta, pure se poi è noioso e non ci torno più. Ecco, per esempio ho completato il set di artefatti che sono tutti... non sbloccabili, però insomma dei collezionabili, ecco. Non serve, ok? Detto ciò, ragazzi, vi chiedo anche scusa se magari nel pezzo quello lì dove incontriamo nostra madre sicuramente ci sarà un artefizio acustico per non prendere il copyright. Io purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema nella prima puntata e ho letto i commenti di tutti che mi dicevano: ma Mike, ma com'è che si sente? Ma raga, sapete che mi hanno bloccato il video, anzi più di un video, in tutto il mondo. Cioè, invece di apprezzare il fatto che comunque nonostante tutto io sono riuscito a portarvelo e non era scontato, ho sentito YouTube, ho sentito Sony, ho sentito
il mio network, il panico, per insomma, quella era la soluzione migliore, altrimenti era la traccia muta. Quindi insomma, ragazzi, a volte cercate di guardare oltre, no? E non dico di capire quello che uno fa, perché no, però insomma, accettate il compromesso ogni tanto, ecco. Vabbè, comunque dai, andiamo avanti. Dobbiamo seguire la bussola che ci ha dato la strega. Ehi! Eccolo il cornutazzo. Svartalijofur. Non ho la minima idea di chi sia, ma credo che possiamo essere tutti d'accordo che questo è il capo degli elfi oscuri. Gli abbiamo rovinato il piano. Vai piano, ciccio. Bello imponente, più alto di noi, quindi... però Kratos è troppo cazzuto. E immaginate, ragazzi, io sono bello livellato per stare qui, Ho quasi... non dico sbloccato tutte le abilità possibili per Kratos. Poi non ci resterà che potenziarci... aspetta, però se veniamo colpiti non ci vediamo più, vedete? C'è un occhio. Di fronte al... insomma, sopra la nostra vita. È un po' infame. No, vabbè, no, se ci casco sopra... sono destinato a rimanere qui. Cioè, questi qua, ragazzi, avevano vinto la guerra. Siamo arrivati noi a liberare la luce. Loro l'avevano presa perché c'era tutto quello schifo. Hai saltato all'ultimo la mossa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Queste, ragazzi, sono tutte mosse runiche che io ogni tanto cambio pure per dare varietà al gameplay. Uso sempre le stesse. Poi un po'. Fa qualcosa, Atreus. Illuminalo. Ah, è vero. No, aspetta, no, è un malus che mi ha messo. Mo so cazzi tua. E mo sì, ragazzi, che ci divertiamo. Colpiscilo con la una freccia, Atreus. Niente, Non hai saltato. Che fa l'orto? Bello, avete visto? Mi ha saltato sulla schiena. E si è preso con una freccia. Che sei finito. Dove sei? Sentiamo il rumore. Dove sta? Questa, ragazzi, è un'altra boss fight, Sono meno imponenti rispetto a quelle del primo God of War, che là le combattevi contro i titani, contro gli dei giganteschi. Sono diversi, sono un po' più umani. Però mi sto un po' distraendo. Voglio fargli le finisher fighe, ma... tira fuori la testa! Esci fuori! Dai, sei finito! No, aspetta, ragazzi! Oddio, sto con una scarpa e una ciabatta! Siamo ai calci di rigore con la morte! No, vabbè, questo... ah, no, la pietra di... starai bene. Insomma... questo è un bel cheat, però, usare le pietre, Sì. No, non ci credo. Cosa diceva? Che abbiamo fatto un grave errore. Aspettate, abbiamo fatto un grave errore, che vuol dire? Furore del lupo, evocazioni runiche. Evoca lo spettro di un lupo che attacca tre volte. No, vabbè, raga, vabbè. Ciao a tutti. Ha ottenuto un'evocazione runica. L'arco artiglio può essere equipaggiato. Ah, ok, quindi lo fa Atreus. Abbiamo fatto un grosso errore. Io ho i brividi, perché io sono sempre... guardate che figata i lupi. Legato al fatto che... secondo me quella là non me la racconta giusta. Io? Fammi indovinare. Ora dirai che me l'avevi detto di non farci coinvolgere. Basta, smettila. Possiamo andare ora. Madonna, ragazzi. Ma voi dite che io non ve l'ho detto. Ditemi che io non ve l'ho detto. Che... è 9 d'argento, buttali via. Che noi non sappiamo chi sono i buoni, chi sono i cattivi. Cioè, ti stiamo ricordi la risposta? Sì, certo. Era acqua, mi pare, no? Cioè, che ne sappiamo noi se abbiamo aiutato la fazione giusta? Ragazzo, leggi qui. Ragazzo, che dice? Mi rivolgi la parola solo quando ti serve qualcosa. Vuoi dirmi qualcosa? Ho detto che l'unica volta che mi rivolgi la parola è quando devo tradurre qualcosa per te. Se mamma fosse qui... se tua madre fosse ancora viva, noi non saremmo qui.
fa una piega. Atreus, lascia stare. Ok. Dai. Su, non si parla della mamma, su. Scusa, Atreus, ti chiedo scusa io al posto di Kratos. Io non so in chi immedesimarmi, se in Kratos e quindi nel dolore di un marito e di un padre assente, che comunque sente era questo lei. Peso. Nella luce. Chi? Lo sai. No, non c'è. Non che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigile. Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore, ma lasciami al mio. Mi dispiace. Non avevo idea. No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Nella luce mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo, se ti consola. Mi fa piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Non lo so, ragazzi, sono un po' interdetto. Forse potremmo continuare ad esplorare in questo mondo, ma l'ideale sarebbe tornare indietro e andare sulla montagna. Abbiamo assistito comunque a uno scontro di vedute, perché si conferma quello che avevo detto, cioè che comunque Kratos... Oh, adesso c'è una statua. Kratos è addolorato dalla morte della moglie. E questo è palese, infatti gli ha detto... Dimmi tutto quello che ti pare, ma rispetta il mio dolore, no? Cioè, so che tu stai male, però anch'io. Siete tornati, impegnati, eh? Che osservatore. Ho un grande spirito di osservazione. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata di God of War. Riprenderemo nella prossima, torneremo a Midgard. C'è un tempio abbandonato che un altro nano ha trasformato nel suo deposito personale. Pieno zeppo di tesori trovati durante le sue avventure. Ah vabbè, questa è una secondaria, ragazzi. Appuntamento ai prossimi video, fatemi sapere che ne pensate. Lasciate tanti mi piace e condividete. Vabbè, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.